Costa Mezzana, già tappa di Sigerico nel 990, siamo con Oliviero che è il titolare della trattoria Lo Scoiattolo, un ristoratore amico dei pellegrini, direi. Sì, mi considero anch'io pellegrino su questa terra e quindi cerco di fare il mio lavoro con umiltà e con serenità per dare accoglienza a questi signori che passano e hanno bisogno di rifocillare. Ecco, qua è praticamente un passaggio obbligato, quindi ne passano molti. Questo sì, perché qui c'è l'ostello comunale che è presente dal 2000, l'anno del giubileo, e quindi sì, è sede di tappa. E quindi tu, diciamo, ai pellegrini dai, che ne so, un menù particolare, un menù del Sì, pellegrino? esatto, faccio un prezzo particolare dai 10 ai 15 euro in base a quello che richiedono, andiamo incontro alle loro esigenze, sappiamo che hai gente che può spendere dai 30 euro al giorno, insomma vediamo di accontentarli, di farli star bene senza essere troppo esosi. Ecco, quali sono le specialità del tuo ristorante? Beh, sicuramente i salumi tipici di Parma, il parmigiano reggiano, poi il nostro piatto, diciamo, proprio nostro, che abbiamo fatto noi, sono gli gnocchi alla Costa Mezzanese. Come sono fatti? Sono fatti col semolino, le spinaci, la mortadella e vanno in forno a gratinare con una spolverata di parmigiano reggiano. E poi c'è Altri anche piatti, abbiamo cucina quelli classici parmense. parmesi, i tortelli d'erbetta, i cappelletti in brodo nella stagione invernale, le chicche della nonna. Cosa sono le chicche della nonna? Sono gnocchettini di patate e spinaci condite con panna e pomodoro e servite belle calde. Invece tra i secondi? Ai secondi, verso il periodo estivo abbiamo la punta di vitello ripiena, la cima ripiena, nel periodo invernale la maialata, quindi le cose legate a sapori forti col maiale, il fegato, il salame fritto, l'accotechino, la mariola. Insomma, sono posti da vegetariani, Sì, anzi da sì, sì. vegani, direi questi. Però abbiamo anche verdure, sì, se qualcuno ha bisogno. Senti, tornando invece ai pellegrini, sono aumentati in questi ultimi anni? Sì, notando una statistica che sto tenendo, un conteggio, c'è un aumento esponenziale. Siamo Ah, passati, esponenziale sì, siamo addirittura, passati cioè. da 100 a 200 e l'anno scorso più di 450 pellegrini sono Quindi l'anno scorso passati. 450 e l'anno prima quanti erano, grosso modo? Grosso modo quasi 200, Ah, caspita, un 215, raddoppio c'è stato nel giro di un sì, anno. nel giro di un anno, sì. E tu tieni metodicamente la statistica. Esatto, sì, mi faccio lasciare nome e cognome. E anche la provenienza, vedo. Provenienza e... E anche la tratta che faranno. Sì. Quindi sei un gestore fantastico delle statistiche. Va bene, Oliviero, grazie per la Niente, chiacchierata. Alberto.